molte cose sui clienti che non conoscevo, perché sono in un ambiente dove le persone sono più abituate a esprimersi. E queste informazioni sono utili anche per poi trasportarle nel mio sito, diciamo, tra virgolette, tradizionale di commercio elettronico. Boh, io ho finito, questo sono io. Ho anche usato un po' di tempo. Se non ci sono domande andiamo al coffee break. E se ci sono me le potete fare qua o al coffee break. La parola coffee break abbatte le domande. Ti lascio la parola allora. Grazie, grazie Gianluca. Amico, dice la tua maglietta rugbyista che per te è il numero 2. Vediamo chi perde il 3. Va bene, siamo praticamente pronti per il coffee break. Prima abbiamo un brevissimo intervento del dottor Francesco Donatini di Sapore d'Italia, che ci ha messo in contatto con alcuni partner food, alcuni dei quali saranno presenti anche durante il coffee break, che fa un intervento leggermente fuori serie rispetto agli altri, ma coerente col tema della giornata, che sarà sul... Lascio dire il titolo a lei perché è un titolo lunghissimo, così non rischio di sbagliarlo. Allora, subito dopo abbiamo il coffee break e il pranzo è alle 13.30. Dobbiamo essere purtroppo piuttosto puntuali con gli orari, quindi prendetevi giusto il quarto d'ora per il coffee break, sia per esigenze della cucina che per esigenze di ritmo complessivo della giornata. Dopo il coffee break la sala sarà duplicata, quindi metà degli interventi saranno qui e l'altra metà nell'altra saletta, coerentemente col programma che avete in mano. Buongiorno a tutti, sono Francesco Donatini, direttore dell'Accademia del 5T. Subito dopo di me assaggerete dei prodotti naturali, tra cui anche una serie di salumi di un nostro socio, Berlinghetto, di Berlico, che è vicino a Brescia. L'Accademia del 5T è un sodalizio di amici che nel 2005 hanno deciso di capire cosa porta nel tavolo. Cioè, noi nasciamo da, diciamo, si vede anche dal fisico, abbiamo girato parecchi ristoranti, però di fatto la grande nostra scoperta era che il cuoco non sapeva fare la spesa, cioè non sapeva dotarsi di prodotti adeguatamente sani e naturali per la mia dieta. Da questo è partita l'idea dell'Accademia del 5T. L'Accademia del 5T, le 5T sono territorio, tradizione, tipicità, trasparenza, tracciabilità. Alfabetizzazione agroalimentare è la nostra mission. Perché? Perché abbiamo scoperto che siamo tutti analfabeti, andiamo pure avanti. Nel senso che, mi scuso anche dei interventi oggi che può sembrare fuori luogo, in realtà non lo ritengo, ho voluto esserci perché di fondo noi trascuriamo il nostro corpo. Cioè siamo bravissimi in tante altre cose, però su cosa portiamo dentro di noi siamo molto meno attenti. Non siamo più attenti per automobili, non sbagliamo mai benzina o gasolio. Nel nostro corpo invece entra di tutto, il nostro corpo ha una tolleranza, una capacità di tollerare fino a un certo punto, poi benzina. Questo è naturale, il DNA che abbiamo. Quindi veniamo fuori da un... con la Premier 5T cerchiamo di far conoscere il cibo autentico e naturale. Cibo autentico e naturale c'è in Italia, sono tantissimi i produttori che lavorano con passione e con coscienza. Tant'è vero che adesso l'Accademia ne ha già ben 400 diffusi su tutto il territorio nazionale. Cosa c'è che li unisce? Un disciplinare etico. Cioè, per entrare nell'Accademia tu devi produrre in un certo modo, altrimenti non entri. È stato faticoso all'inizio avere i primi, dopo, da due anni a questa parte, siamo solo che cercati. E pian piano cresciamo man mano che il socio ha le caratteristiche effettive di produrre secondo il disciplinare etico che sta alla base della nostra associazione. Andiamo pure avanti, mi scuso se non è della qualità, è stato improvvisato di corsa ieri. Ecco, noi partiamo quest'anno anche con i corsi di formazione che chiamiamo Aurea in Piazza. Partiremo dalla Liguria, perché Aurea è delle spiagge vicine, dove ogni sera spiegheremo le cose più semplici, come leggere un'etichetta, come imparare a capire se quel tipo di ingredienti è tollerabile o meno tollerabile, oppure è da consumare ogni tanto ma non sempre. E
sempre di più per capire cosa portiamo in tavola. Andiamo pure avanti. Noi italiani in questo momento siamo un po' in controtendenza rispetto al resto del mondo. Cioè, mentre tutti stanno scoprendo la dieta mediterranea, noi continuiamo ad avere un consumismo alimentare di tipo globalizzato. Ci sono prodotti, invece che cercare di dare a fondo sulla biodiversità italiana, che si fornisce unica al mondo, un'infinità di prodotti diversi, siamo sempre più vittime di questo meccanismo di acquisto di prodotti industriali, quali sono sempre pieni di additivi. Allora, sono additivi chimici che il nostro organismo, come dire, per una certa parte può anche tentare di tollerare, poi accumula da qualche parte e poi le conseguenze non si sa quali saranno. E non su questo, l'informazione è sempre stata molto molto modesta. Noi siamo vittima dei cosiddetti, io chiamo, prodotti industriali, nel senso che sono prodotti a lunga scadenza, e come tale per essere a lunga scadenza hanno bisogno appunto di sostanze chimiche che ne consentano la conservazione, oppure di prodotti che sono additivizzati per mantenere qualità e aspetto. Spesso volentieri un prodotto industriale è buonissimo, ma non è sano. E il nostro cervello purtroppo rimane fregato da questo piccolo scartetto. Cioè, oggi con gli aromi chimici ci fanno tutti i tipi di sostanze, se avere un prodotto eccezionale dal punto di vista del nostro palato, però di fatto è tossico, favorendo la standardizzazione invece della biodiversità. Torniamo a scoprire le nuove biodiversità che c'è in Italia. Torniamo a riscoprire i nostri storici valori alimentari. Nei social network il passaparola è fondamentale. E il fatto che qualcuno possa dire a qualche un altro, io consumo questo, questo è buono e sano, questo penso possa essere un veicolo importantissimo. Certi poteri forti un pochettino hanno condizionato, soprattutto nel dopoguerra, questo tipo di dieta. Rispetto a negli anni 30 o degli anni, noi per secoli ci siamo alimentati con i prodotti naturali, poi all'improvviso, dopo la seconda guerra mondiale, diciamo con l'avvento, io chiamo, della margarina, che pareva chissà cosa, perché margarina è pura chimica. Andiamo pure avanti, vediamo se riesco. Però dobbiamo ringraziare due persone, Ansel Chi e Luigi Veronelli. Ansel Chi, che è lo studioso della dieta mediterranea, che è diventato patrimonio mondiale dall'anno scorso, e Luigi Veronelli, che ha saputo riandare all'origine, alla qualità, al gusto, allo stare bene a tavola e anche alla piacevolezza dello stare bene a tavola, quindi riscoprendo il sapore autentico dei prodotti. Di tutto questo i media hanno sempre comunicato con il contagocce. Noi crediamo molto invece nel pepe, perché siamo qui proprio per questo, proprio perché come gruppo di piccoli produttori siamo un potenziale vaccino per voi. Andiamo pure avanti. Il progetto l'analfabetismo alimentare è, come dire, riconoscere che c'è bisogno di cambiare, c'è bisogno di tornare a scoprire e di non dimenticare che ci va di mezzo la nostra salute. Per cui, al di là del vestito e delle altre cose, cerchiamo di metterci il più cosciente possibile in tutto quello che riguarda la scienza di ciò che portiamo dentro il nostro corpo, dell'alimentazione. Vi parlavo di bottegai. Una volta noi avevamo la possibilità, ecco la mia prima domanda che ho fatto, il prodotto è non è solo comunicazione, ma sempre più conversazione. Il bottegaio era colui che per noi cercava i prodotti e ce li portava e ce li spiegava. Oggi questa figura non c'è più. Vediamo comunque invece di trovare sempre più appassionati che invece siano in grado di comunicare ciò. Sì. Allora adesso andiamo a saltare. Quello che assaggerete, e se volete l'inglese, è un salume naturale. Cosa vuol dire? Non ha né nitriti né nitrati. I nitriti e nitrati il nostro organismo è in grado di elaborarli, però fino a ognuno di noi in misura diversa e fino a una certa soglia. Dopodiché ci sono solo che problemi. Oggi trovate nell'industria, vedete sempre nitriti e nitrati, E252, E251,
Queste sono cose aggiunte in più. Se un salame è fatto bene, non ha bisogno di sviluppo da solo. Quello che accetterete oggi è totalmente naturale. Allora, si apre il coffee break, usciamo da questa sala, passiamo sul giardino e siamo proprio qua sopra. Ci rivediamo qua tra un 20 minuti.